Salve, bentornati su Dungeons & Cazzage. Allora, sì, sto facendo tutti di fila sti video, lo sapete. Dunque, allora ragazzi, parliamo delle azioni durante il combattimento. Il combattimento, dovete sapere una cosa, non avviene in ore nel gioco. Avviene in tipo un turno, cioè il turno di tutti viene fatto, tra virgolette, come se fosse fatto contemporaneamente e dura 6 secondi. Ok? Dovete immaginare questo. Quindi il turno di ognuno, fino a quando non tocca di nuovo a te, sono passati solo 6 secondi totali. Ok? Immaginate questo. Quindi in 6 secondi, che fai? Ti metti a giocare a strategia mentre c'è il tizio là davanti e quello no? Deve essere pam 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 pam, tutto velocissimo. Ok? Andiamo a vedere le cose che si possono fare durante il proprio turno. Occhio, qua è importante, molti si sbagliano. Prima cosa che tu puoi sempre fare durante il tuo turno, movimento. Ti puoi muovere della tua velocità, ok? Tu durante il movimento ti puoi muovere della tua velocità. Il nostro è qua, 9 metri, te lo dà la razza. Quindi, spostare sulla griglia di 9 metri. Questa ce l'hai sempre ed è il movimento. Fatto il movimento, lo fare prima o dopo, non è che devi farlo quando vuoi, puoi anche spezzare il movimento. Tipo ti muovi di 4 e mezzo, poi attacchi, poi ti muovi di altri 4 e mezzo, fai quello che vuoi. Dunque, l'importante è che ti muovi nella tua velocità, puoi anche stare fermo, nel senso puoi anche spezzarlo fino a un massimo di 9 metri della tua velocità. Poi andiamo a noi, l'azione. Nel tuo turno dovrai fare un movimento. È un'azione. Cos'è un'azione? L'azione è quello che tu puoi fare e si divide in diverse cose. Puoi effettuare un attacco, quindi puoi attaccare, puoi scattare. Scattare significa che puoi usare di nuovo il tuo movimento. Se ti muovi di 9 metri, usi la tua azione per scattare, ti muovi di altri 9 metri, totale 18 metri. Capito? Azione più movimento, poi non puoi fare altro. Ora, metto attacco, scattare. Nasconderti, puoi usare la tua azione per nasconderti. Ti muovi per andare dietro l'albero, usi la tua azione per nasconderti. Se superi la CD, contrapposto alla percezione passiva del nemico, ti sei nascosto. Il nemico non sa più dove sei. Quindi, e usi l'azione per fare quello. Non ti basta metterti dietro l'albero per essere nascosto, devi fare l'azione per nasconderti, che è ben diverso. Che è la prova di furtività. Puoi disimpegnare. Spiego cos'è il disimpegno. Quando tu combatti con uno e sei in mischia, cioè attaccato, quadratino e quadratino, un metro e mezzo, entro un metro e mezzo da te, e ci sei attaccato? Se io mi giro così e mi sposto e me ne vado, faccio così. Mannaggia! Non lo taglio il video, lo lascio. Dicevo, se io faccio sta cosa, sì, ridete, ridete. Se io faccio sta cosa, mi arriva una pietrata, mi arriva una legnata, me la sono meritata, perché non è che mi picchio con uno, gli do le spalle e mi giro, quello mi arriva una cosa addosso e va bene, ok? Se io mi muovo così, se voglio spostarmi allontanandomi da lui, devo usare l'azione di disimpegno, ok? Funziona in questa maniera. Io, per allontanarmi dalla portata della sua arma, quindi se mi trovo nel quadratino accanto a lui e voglio allontanarmi da lui, non girarvi attorno posso farlo. Posso farlo, tipo se lui è al centro io posso girarvi tutto attorno, basta che rimango da mischia con lui. Ma se mi voglio allontanare, lì devo usare l'azione di disimpegno, altrimenti lui ha la possibilità di farmi una cosa chiamata attacco di opportunità. Ha l'opportunità di attaccarmi così, capito? E lui mi attacca. È un attacco proprio extra che lui può avere, quando non è il suo turno. Ok? Ricordate, quella è l'azione di disimpegno. Se mi allontano dalla portata dell'arma, quello è attacco di opportunità. Ok?
A meno che non uso l'azione di disimpegno. Disimpegnare è appunto questo. Mi posso allontanare. Infatti, invece che fare così e andarmene, faccio così. Ma richiede la tua azione, perché richiede la tua attenzione su quella cosa. Posso usare un oggetto, altra azione. Posso prendere dalla mia saccoccia una pozione di guarigione, la bevo, recupero i punti ferita. Quella è un'azione, ovviamente. Ricordate che avete sempre 6 secondi a disposizione, non di più. Quindi, se vi muovete, sparte, fate pure l'azione. Andiamo. Ah, oppure castare un incantesimo, che ha di tempo di lancio appunto un'azione. Se tempo ha un'azione, potete fare quell'incantesimo. Ma cos'è l'azione bonus? Che molti ancora non hanno capito. L'azione bonus è un'azione bonus in più che non hai tu. Non è che io ho un'azione bonus. No, l'azione bonus ti viene concessa da un incantesimo, un'abilità di classe o di razza o da un oggetto magico. Quello che vuol dire è che tu non ce l'hai di per sé. È un oggetto, un incantesimo, un'abilità che ti consente di avere l'azione bonus. Capito? Molti facevano, ok, come azione attacco, come azione bonus prendo la pozione di guarigione. No. No. Prendere un oggetto è un'azione, non è un'azione bonus. È mai un'azione bonus nel turno? No, non è vero. Non ce l'hai, a meno che non te la dà la classe o la razza o la tua abilità. Sia chiaro questo. Chi è che può usare l'azione bonus? E in quali casi? Faccio un esempio, il ladro. Al secondo livello sblocca l'azione scaltra, lui come azione bonus può disimpegnare. Quindi, che fa? Non è che l'azione bonus sostituisce l'azione, no, è un'azione piccola in più. Che cosa fa come azione bonus? Disimpegna. E poi può attaccare un'altra ancora, è l'abilità del ladro. Il paladino ha degli incantesimi come azione bonus. Ad esempio, come azione bonus uso l'incantesimo punizione collerica, fa sì che io incanto la mia spada e quando poi uso l'azione attacco nello stesso turno mi applica quel danno in più. Il guerriero ha il recupero energie. Lui può attaccare o disimpegnare o scattare, fare quello che vuole e come azione bonus curarsi con il recupero energie. Ma te lo dà la classe il recupero energie, te lo dà la classe quell'incantesimo, te lo dà la classe l'abilità di disimpegnare come azione bonus, faccio un esempio col lato. Non è che tu lo fai così, se no non puoi fare l'azione bonus, è appunto bonus, per questo ci ho messo questo punto interrogativo, ok? Se no di norma è movimento e azione. Andiamo alla reazione. La reazione invece non la fai nel tuo turno. La reazione non la fai nel tuo turno. La reazione è un innesco dato da un'azione. È una reazione data da un'azione, un innesco dato da un evento. Faccio un esempio. Se il nemico si sposta uscendo dalla tua portata senza disimpegnare, tu hai attacco di opportunità. Capito? Non nel tuo turno, perché se lui si allontana è perché siamo nel suo turno, quindi se nel suo turno si allontana senza disimpegnare, tu hai attacco di opportunità. Cosa usi? La tua reazione. Uso la mia reazione per provare ad attaccarlo. Ricordate una cosa, avete una sola reazione a turno. A round significa che tocca a me. Tocca al nemico, poi ci sono altri 5. Se il nemico si allontana e io uso la mia reazione per attaccarlo, io non ho più altre reazioni fino a quando non torna non finisce il mio turno di nuovo. Quando si arriva al mio turno e finisce, posso avere un'altra sola reazione, capito? Una sola reazione a giro posso avere, non due. Quindi, se ho due nemici, si allontana uno, attacco opportunità, se si allontana l'altro, non lo posso più usare attacco opportunità, l'ho già usato, capito? Quella reazione. Esistono altre cose che si fanno come reazione, ad esempio l'incantesimo scudo. Come funziona? L'incantatore casta scudo, come quando gli arriva un colpo casta questo incantesimo che ti aumenta di più 5 la classe armatura. Quella è una reazione, ok? Non la fa nel suo turno, che dice io come reazione nel mio turno casto scudo, no. La fai solo se qualcuno ti sta attaccando, la fai come reazione. Ricordo una cosa, uno può avere quanti attacchi vuole, ma se uno attacca con la reazione, fa l'attacco di opportunità, può fare un solo attacco. Può avere 5 attacchi,
Ma l'attacco di opportunità è un solo attacco. Questo è bene metterlo in conto. Parliamo dell'azione gratuita. Azione gratuita è un termine anche erroneo, ma funziona così. Durante il combattimento non è che posso solo muovermi e attaccare, oppure se è un'azione bonus o altre cose. Posso fare delle piccolissime, velocissime cose gratuitamente che non mi fanno sprecare l'azione, ma sono piccole. Ad esempio, posso sfoderare un'arma. Ma non posso sfoderare e reinfoderare. Altro esempio. Arriva il tizio da mischia con me, in mischia con me, io no, e io ho l'arco in mano. Non è che poso l'arco nello stesso turno, poso l'arco, mi piglio la spada e poi ti attacco. No. Se ho posato l'arco e piglio la spada, ho sprecato il turno, ho sprecato l'azione perché ho fatto due azioni gratuite, chiamiamole così, ok? Non, abbiamo solo pochi secondi. Capite, ragazzi? Questo è il punto. Le azioni gratuite sono quelle che richiedono pochissimo per farle. Ok? Tiro un calcio a un'arma, pum, così. Non per farmi male, tipo la scosto col piede è un'azione gratuita. Capite? Sfoderare un'arma è un'azione gratuita. Come si può risolvere, ad esempio, questa cosa di se ho l'arco in mano e mi serve la spada veloce nel mio turno? Lascio cadere l'arco. Se l'arco lo lascio cadere invece che rifoderarlo, e quello non mi costa niente. Non mi costa assolutamente niente. Posso lascio cadere e prendo quello. Lo posso fare nello stesso turno. Non posso rinfoderare e sfoderare un'altra cosa, ma se lascio cadere l'arco e piglio la spada, lo posso fare. Capite? Basta che mi ricordo che poi lo vado a prendere. Quindi abbiamo detto il movimento, l'azione, azione bonus, reazione, azione gratuita. L'ultima cosa che dico è preparare l'azione. Nel mio turno io posso preparare un'azione, cioè determinare un evento secondo il quale, quando accade quella determinata cosa, io agisco. Non si può fare fuori dal combat. Ve lo dico, non si può fare fuori dal combat. Preparo l'azione di attacco se spunta quello. No, solo durante il combattimento, quando sono i turni. Ma funziona così. C'è un tizio che quel nemico ogni volta che al suo turno che fa? Si alza, spara e poi si abbassa. Si alza, spara e poi si abbassa e non lo prendo mai. Io al mio turno che faccio? Preparo l'azione. Che cosa faccio? Prendo il mio arco e dico preparo l'azione di attacco. Non attacco il mio turno, c'è il muro. Faccio questo. Non appena quello alza la testa, io provo a colpirlo. Io lo colpisco. Provo a colpirlo. Quindi cosa succede? Che tu nel tuo turno non hai attaccato, hai usato l'azione di preparare l'azione. Quindi hai congelato la tua azione di attacco. Ci siamo? Puoi farne uno solo sempre, lo ripeto. Perché? Così quando si innesca quella cosa, e cioè che quello si alza, tu avevi preparato l'azione. Nel suo turno tu usi la tua reazione e pum! Scocchi la freccia. Così funziona, sprechi la reazione, è vero, ma in questa maniera ritardi la tua azione per attuarla quando ti serve. Serve fino all'inizio del prossimo turno tu. Stessa cosa puoi farlo con gli incantesimi, capito? Preparare l'azione ti consente appunto di preparare quell'azione che tu fai in un'altra cosa e devi descrivere l'innesco da cosa è dato, capito? Ad esempio, so che quel tizio sta venendo qua. Io sono nascosto, non faccio niente, preparo l'azione, appena va su quel punto io gli salto addosso col pugnale. Capito? Questo. Detto questo, abbiamo spiegato tutte le azioni che si possono fare in combattimento. Prossimo video faremo la scheda per gli incantatori. Ok? Grazie, Dungeons & Cats, alla prossima.